Allora, buonasera coach Mattia Ferrari, nel dopogara di Rimini-Udine. Coach, che partita è stata contro obiettivamente una squadra, una delle più forti squadre, se non la più forte del girone? Beh, innanzitutto Udine ha vinto con merito e bisogna far loro i complimenti. Hanno giocato la partita che mi aspettavo dopo una sconfitta da grande squadra, una partita difensiva di grande attenzione e sacrificio. Noi dal canto nostro abbiamo provato a fare le cose che pensavamo sarebbero servite, poi è logico che c'è una differenza di qualità di roster, alla lunga la loro fisicità ci ha un po' strozzato, non abbiamo più trovato dei canestri o il modo di costruire i tiri in maniera pulita. Come sempre, voglio dire, dobbiamo imparare che cos'è questo campionato, poi è logico che se vinciamo è meglio e dobbiamo cercare di vincere le partite, però al di là degli errori tecnici non si può rimproverare alla squadra di non averci provato, non aver cercato di giocare con intensità, di giocare la squadra. Poi abbiamo dei limiti, poi c'è una differenza con l'avversario, però è logico che adesso il disappunto, la mia faccia così sono, perché quando perdi non sei mai felice, però credo che ci siano anche delle buone cose da tenere da questa partita. Domande per il coach? Secondo lei qual è stato l'aspetto migliore di Rimini di oggi? L'impressione che si è avuta è che abbia giocato bene anche senza un riferimento sotto canestro, se hai avuto la stessa impressione oppure se hai visto la partita in modo diverso. Grazie. Beh, i due falli precoci di Ogbeide ci hanno un po' condizionato, ho deciso di non metterlo più in campo nel primo tempo perché stavamo lì comunque e non volevo correre il rischio che facesse il terzo per poi averlo a lungo nel secondo tempo. Ma le cose positive sono che non ci siamo disuniti, abbiamo cercato di trovare energia un pochino da tutti, c'è stato un buonissimo primo tempo di Anumba e anche di Dalmeida, abbiamo avuto secondo me la miglior partita da quando è a Rimini di Meluzzi, un buon primo tempo di Tassinari, logico che per vincere una partita del genere abbiamo bisogno di più, per esempio una partita così, giocando contro questo tipo di fisici, bisogna avere ottime percentuali da tre punti, se no è difficile portarla a casa, però per il resto, ripeto, errori ci sono, cose da migliorare ci sono, limiti ci sono, però c'è anche qualcosa di buono nel complesso. Altre domande? Davi? Buonasera coach, ti volevo chiedere, l'avvio di stagione anche per valore delle avversarie è stato abbastanza importante, possiamo definire comunque che l'inizio inizia ora un po' il campionato di Riviera Banca dopo insomma un po' di rodaggio che ci voleva? Prego. Beh, oddio, in realtà è già iniziato da 5 giornate, abbiamo una vittoria. Sarebbe bello, inizia ora 0-0, ripartiamo da capo. Poi adesso abbiamo due trasferte, una chiusi, sconto diretto importantissimo, e poi andiamo a Bologna alla Fortitudo. Però voglio dire, noi abbiamo degli scotti da pagare da neopromossa in molte situazioni, per cui giocare con una, con un'altra, l'importante è che non ci disuniamo, che continuiamo ad allenarci in un certo modo, a lavorare in un certo modo e provare a fare le cose al meglio. Poi sono convinto che, come sempre, quando una squadra si allena come noi in realtà ci stiamo allenando, qualcosa di buono succederà. Altre domande per il coach? Se no lo liberiamo. Grazie coach Mattia Ferrari e buon lavoro. Volevo ringraziare il nostro pubblico perché ancora una volta è stato presente, caloroso e carinissimo nel salutarci a fine partita con un applauso. Non è una cosa usuale, è una cosa che conforta, e personalmente da parte mia vi è un grosso ringraziamento, sperando di riuscire il prima possibile a dar loro le gioie che meritano. Grazie.